ritorno per il presidente Fitto, ricordo quando ci fu l'inaugurazione del raddoppio della pista. La inaugurazione e il raddoppio della pista fu fatto grazie ad un investimento che nel 2004 la Puglia ottenne, mise sul piatto 130 milioni di fondi europei, quella era la stagione nella quale i fondi europei si spendevano, e fu realizzato uno degli investimenti delle infrastrutture più importanti di questo territorio. Dopo 15 anni nulla, nulla sull'indotto, nulla su questa infrastruttura, nulla di nulla. Nemmeno uno studio di fattibilità per capire che prospettiva può avere questo aeroporto. Io sono una persona seria, vengo per ascoltare il comitato e non per promettere sciocchezze, perché lo faccio fare ad altri. Dico che qui va messo in campo un progetto di fattibilità serio all'interno del sistema aeroportuale pugliese per capire che prospettiva può avere questo aeroporto, che ha delle potenzialità obiettivamente, ma che va inserito nel sistema regionale anche dal punto di vista delle novità che la crisi Covid purtroppo sul sistema aeroportuale in generale porta. Detto questo, noi siamo in una realtà nella quale dopo quello che fu realizzato all'epoca ci si sarebbe aspettato una finalizzazione di queste infrastrutture, invece nulla, nulla di tutto. Perché? Perché in 15 anni, dopo gli aeroporti di Bari, di Brindisi e di Grottaglie, dopo quegli interventi che furono realizzati dal 2000 al 2005, non esiste una sola infrastruttura realizzata in Puglia. Questo territorio è totalmente abbandonato, è un territorio che in 15 anni di governo regionale non ha avuto un solo intervento concreto. Se io faccio il giornalista e vi chiedessi di dirmi qual è un'infrastruttura realizzata in questi 15 anni, nessuno mi saprebbe rispondere. Questo è un giudizio su quello che è accaduto in questi anni e sulla necessità di dare un voto che possa far voltare pagina a questa regione e che le possa consentire, per esempio, di spendere le risorse disponibili. Non solamente il disastro dell'agricoltura, 1,6 miliardi di programma di sviluppo rurale sostanzialmente non speso, la Puglia ultima regione d'Italia, non solo la frammentazione nella spesa inutile dei fondi europei, ma anche sulle infrastrutture. La Puglia ha avuto nel 2015 2,7 miliardi di euro per realizzare le infrastrutture. Non lo dico io, perché potrebbe essere un'opinione, lo dice la Ragioneria Generale dello Stato. A febbraio di quest'anno ne aveva spesi solamente 50 di milioni, il 2%. Ovviamente siamo in una situazione che è incredibile da non crederci. Noi abbiamo bisogno di una vera rivoluzione in questa regione. Dobbiamo cambiare tutto totalmente. Dobbiamo mettere in campo un meccanismo che consenta di risolvere le questioni anche avendo un'amministrazione pubblica che funzioni. Non un'amministrazione pubblica che si gonfia aumentando la spesa pubblica improduttiva, distribuendo le prebende e i posti di lavoro, cosa che stanno facendo in queste ore in tutti gli uffici della regione con un clima di impunità totale, mentre dimenticano di dire, ma noi lo ricorderemo a tutti i cittadini pugliesi, che in Puglia tutto questo sistema si alimenta grazie al fatto che dal 2007 in Puglia si pagano le tasse più alte d'Italia, perché la Regione Puglia ha messo l'addizionale regionale sull'IRPEF, IRAP, benzina, metano, rifiuti, oltre 300 milioni di euro l'anno dal 2007, circa 4 miliardi di euro, per alimentare un meccanismo clientelare che non ha prodotto nulla. Noi siamo per cambiare, per voltare pagine, siamo per dare l'idea della prospettiva. Questa è una regione che ha bisogno di realizzare le infrastrutture, di modificare il sistema.